Buonasera, allora ricominciamo la parte del convegno. Presento Tiziana Morocutti, che purtroppo non è potuta venire perché è malata. Lei è dirigente del servizio bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, referente CARE e delegato rettorale in commissione biblioteche della CUI. Ha sempre seguito temi di biblioteconomia gestionale e ci avrebbe parlato, diciamo, di quelle che sono state le opportunità e le criticità del lavoro agile durante questo periodo, diciamo, di obbligata accelerazione al digitale. Dunque, poi parleremo con Enrica Zani dell'Università di Bologna, alla responsabilità della biblioteca del Dipartimento di Scienze Statistiche, e attualmente sta nel settore per la gestione e sviluppo della biblioteca delle risorse elettroniche al Marre, è occupata anche nell'implementazione del Discovery Tool dell'università. Dunque, Maria Laura Vignocchi è responsabile della biblioteca digitale dell'Università di Bologna al MADL. E si occupa di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e di editoria open access, di repository istituzionali, di digitalizzazione di collezioni e di piattaforme di pubblicazione delle riviste. Poi Maria Cassella, responsabile dell'area servizi bibliotecari del campus Einaudi dell'Università di Torino, autrice di diversi studi, pubblicazioni, monografie e articoli sulle biblioteche accademiche, sul public engagement, sull'open science, la citizen science, la valutazione della ricerca, le digital libraries. È stata coordinatrice di questa commissione CNUR che oggi ha organizzato questo convegno, è membro di Liber Open Access Working Group. Ovviamente non la faremo parlare di tutto questo, ma solo di alcune tematiche emergenti. Anna Maria Pastorini dell'Università di Genova lavora presso il sistema bibliotecario di Ateneo e il supporto, lavora nel supporto alla gestione dei contratti trasformativi e le politiche di Open Science. È membro di Itale e di ACEP e coordina la realizzazione dell'ormai diventato famoso evento annuale Genoa Week. Ciò detto, io volevo fare solo una breve introduzione. Saltato e io ho preparato questi tempi con grande cura. Anna Bernabè, perdonami, lavora all'Università degli Studi di Ferrara e collabora alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio e fa parte del gruppo di lavoro Unife Virtual Heritage, dottorato di ricerca in culture letterarie e filologiche ed è consigliere del Comitato Esecutivo Regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche Emilia Romagna. Questo sarà più o meno l'ordine in cui vi interrogerò e non capiterà una seconda volta che dimentico qualcuno. Rimetto in ordine i foglietti per evitare gaffe esagerate. Volevo dire che tenterò di essere molto breve, insomma, però una breve introduzione a questa sezione volevo farla perché appunto volevo chiedere alle nostre invitate di parlare sostanzialmente, come abbiamo promesso nella locandina, dell'accelerazione verso il digitale. Un'accelerazione che, pandemia o non pandemia, è dovuta, ci ha trovati, a parere mio, piuttosto impreparati. Noi dovevamo essere già più avanti quando questo obbligo di accelerazione è arrivato e nonostante l'obbligo, nonostante tutto, nonostante la pandemia e così via, non mi pare, sempre il mio parere, insomma, che appunto loro saranno occupati a smentire, non mi pare che abbiamo ripreso la corsa così in fretta. L'accelerazione al digitale, soprattutto nel settore umanistico, che per forza di cose è quello che conosco meglio perché lavoro da sempre nel settore umanistico, ha tutta una serie di problemi collegati tanto alla struttura stessa del settore umanistico, alle abitudini di studio e di ricerca del settore umanistico, e questo passi. Collegato alla preziosità e all'antichità del materiale, non passi, perché questo materiale si poteva benissimo
digitalizzare, preparare prima e così via, insomma, la storia dei diritti, eccetera. Sappiamo bene che dinanzi ad un piano organizzativo si può arrivare ormai fino ai primi del Novecento, quindi. E poi ci sono altre questioni, le resistenze di alcuni colleghi, le resistenze di alcuni docenti, soprattutto in alcuni casi le resistenze di alcuni editori che hanno in qualche modo bloccato questa accelerazione verso il digitale. Quando si è trattato durante la pandemia di chiudere semplicemente le porte di alcune salette speciali con i libri antichi non ancora digitalizzati e via dicendo, sarebbe dovuto bastare quello, invece no, perché chiuse tutte le porte ci siamo resi conto che non avevamo, soprattutto nel settore umanistico, non avevamo abbastanza. In tutto questo devo dire che molti editori, soprattutto i più grossi, si sono comportati abbastanza bene perché hanno concesso dei trial straordinari, sapevano benissimo che l'università non si sarebbe mai abbonata poi a tutti i trial che chiedeva in quel periodo. Ogni sistema bibliotecario ha fatto il possibile per recuperare quante più risorse digitali si poteva, e i settori scientifici, sempre un passo avanti anche per struttura del settore, chiaramente si sono trovati meglio, mentre i settori umanistici ne sono stati più che altro penalizzati. Insomma, questo è stato il punto. Dunque, di fatto, diciamo, gli editori, sì, questo ne ho parlato, ho fatto più in fretta di quello che pensavo. Quindi, insomma, la questione, diciamo, come dire, bisogna darne merito agli editori che, mentre da un lato rimangono chiusi al fatto di vendere il libro con username e password, parlo soprattutto del settore umanistico, per altri versi però altri editori hanno aperto la loro collezione in trial e quindi non ne hanno approfittato, ecco, sicuramente hanno realizzato dei guadagni da quello che le biblioteche non potevano fare, cioè comprare il libro e metterlo a disposizione su un computer, nemmeno in tempi di non pandemia si può fare perché viene venduto ad una sola persona. Ci sono dei contratti che si possono fare per avere questi libri e metterli a disposizione poi dell'utenza di una biblioteca, ma non convengono e comunque prevedono che l'utente vada in biblioteca, quindi questa è una digitalizzazione a metà. Si possono, come dire, prendere degli ebook reader ricchi di libri, con 100 libri dentro, e prestarli, ecco, questo è possibile, gli editori hanno trovato la via legale, si possono fare contratti, però comunque si tratta sempre di un prestito. E poi ogni volta che si presta un ebook reader ad un utente, gli ho prestato 100 libri che diventano tutti in una volta indisponibili, quindi a rendere indisponibili i libri in tutti i settori, non solo in quello umanistico, per fortuna qui c'è una livella, ecco, bastano le muffe, bastano i problemi nei magazzini, bastano i problemi strutturali negli edifici di cui si è abbondantemente parlato. Ho visto che ogni università sta tentando di risolvere nel modo migliore questa situazione, Sapienza non è da meno, però i problemi ci sono anche da noi. La nostra locandina poi parlava anche della sostenibilità. Altro tema che vorremmo affrontare, non tanto dal punto di vista della sostenibilità generale, che esula ovviamente dal punto di vista di questo convegno, diciamo una sostenibilità tecnica delle collezioni digitali, quanto queste collezioni costano, quanto costa digitalizzarle, quanto costa mantenerle, diffonderle e così via, ma diventa anche una sostenibilità che si può allargare ancora di più alla società, parlando in termini anche di terza missione e così via. Se l'università è veramente dotata di ricche collezioni digitali, sia di materiale nato digitale, sia di materiale digitalizzato, basti pensare a quanto traffico in una città come Roma, per esempio, a quanto traffico si evita di professori che devono andare a consultare alcune annate di una rivista o alcune pagine di un libro che non si ricordano, perché se si ricordano si fa il document delivery velocizzato, quello che chiamano il bibliotecario e gli manda le 3 pagine, in altri casi no. Allora, pensiamo bene invece ad una collezione molto ricca che consente a chiunque, studenti, ricercatori, docenti, di restare a casa, poter consultare tutto senza doversi spostare per la biblioteca. Decongestionamento del traffico, minor consumo di energie, minor consumo di fatica, maggiore tempo a disposizione per altri tipi di attività. Non significa un invito alla pigrizia, perché si può andare col proprio portatile
nel parco di fronte casa, a piedi tranquillamente, ci si può anche portare appresso il cane volendo, e quindi cioè, avremmo delle ricadute pure dal punto di vista della salute degli animali, insomma. Quindi diciamo che la digitalizzazione nelle biblioteche può avere effetti anche inconsapevoli, che però ci sono effetti diretti che portano avanti, che ogni biblioteca può portare avanti impegnandosi il più possibile nell'ambito di piani generali d'Ateneo, ma anche nell'ambito di propri piani, insomma, per riprendere, diciamo, questa corsa verso il digitale, che non si deve fermare adesso. Detto ciò, per usare un dantismo, mi taccio e comincio a passare la parola ai nostri ospiti. Allora, innanzitutto volevo appunto invitare Rica Zani a parlarci appunto delle criticità nel mercato editoriale che ho citato relativamente agli ebook, alla manualistica, che è un altro settore pieno di criticità, quello della manualistica e dei libri d'esame. Non appena l'editore capisce che quello è un libro d'esame, già il suo comportamento cambia, insomma. Quindi le criticità del mercato degli ebook, della manualistica, e nonché le soluzioni che poi ha messo in campo Unibo. Grazie, e ringrazio l'introduzione. Faccio solo una precisazione per, diciamo, rispetto di quelle dei credit, diciamo, l'incarico di responsabilità della biblioteca di scienze statistiche è un incarico, diciamo, che ho lasciato da un po' di anni, quindi adesso è tutto il riconoscimento da chi lo sta ricoprendo. Ha ricoperto, infatti c'è scritto, io non l'ho sottolineato, colpa mia, sì. Adesso sì, invece sono incardinato nel settore che si occupa della selezione e della gestione e della selezione delle risorse elettroniche, e quindi quello che, diciamo, Roberto in realtà ha anticipato, e mi ha fatto un'introduzione molto comoda, perché potrò saltare un po' di punti che pensavo di toccare, e qui andiamo anche un po' più veloce, e portare in particolare il caso che relativo alla messa a disposizione del libro e della manualistica, soprattutto di area umanistica sociale e di editoria italiana durante il periodo pandemico. In realtà, diciamo, parto dall'accelerazione. L'accelerazione, come diceva Roberto, diciamo, in parte d'accordo e in parte non d'accordo sul fatto che siamo arrivati impreparati, oppure avremmo già dovuto fare un percorso, perché in realtà ci sono tante cose che erano in luce, che la pandemia ha semplicemente, diciamo, messo in luce un'esigenza che magari era già pronta per essere, insomma, per essere scoperta. E una delle cose che è successa, a mio parere, sicuramente con la pandemia, è stata quella di portare a una visibilità veramente importante tutto il settore delle risorse elettroniche. E di fatto, riprendo anche quello che diceva la presidente Rosa Maiello questa mattina, che diceva: più sono efficaci e meno si vedono nei nostri servizi, ed effettivamente è stato così. Nel senso, per anni noi abbiamo erogato servizi legati alle collezioni digitali in maniera trasparente, diciamo, quindi, diciamo, la platea di riferimento era un po' tutta la comunità accademica nei vari ambiti disciplinari, però chiaramente chi si serviva di più di questi servizi era tipicamente ricercatore esterno, quindi non umanista, non studente di area umanistica, perché era più abituato per abitudine anche del libro a recarsi in biblioteca. Quello che è successo con la chiusura delle biblioteche è che diciamo, si è creato la mancanza del piano B. Lo studente si è accorto che avrebbe potuto disporre di un accesso al materiale che invece per qualche motivo non era a disposizione. E qua, diciamo, quello che, diciamo, faccio un inciso, non è che l'Università di Bologna partisse da una situazione svantaggiata in termini di copertura disciplinare a livello di collezioni elettroniche, perché già nel 18-19 parliamo di 400.000 ebook, parliamo di copertura anche di aree un po' di nicchia. Chiaramente, non essendoci stata questa spinta da parte dell'utenza
e dall'altra anche diciamo, in qualche maniera la mancanza di offerta da parte del mercato di qualcosa di adeguato aveva lasciato un po' dormiente quest'area di target, che ovviamente si è palesata appena le biblioteche sono state chiuse. Quindi diciamo quello che è successo con la pandemia è stato portare alla luce una scopertura e quindi anche in questo cogliere qual è il bisogno. A un certo punto, in quel momento abbiamo visto che sì, c'era stata questa risposta magari più moderata nei confronti della copertura dell'area umanistica, però che chiaramente era stata un'area, diciamo, dormiente. Infatti mi perdo ogni tanto, mi ero preso degli appunti perché ne sono appuntate anche cose che questa mattina sono state dette che erano molto interessanti. Quindi esatto, quello che è successo a livello di accelerazione è che secondo me il nostro target finale ad oggi dell'utente di risorse elettroniche è molto più vicino a una rappresentazione fedele a quella che è la stratificazione della comunità accademica e anche sociale in generale, nel senso che adesso non abbiamo più appunto il ricercatore STEM, ma abbiamo tutti, compreso lo studente di area umanistica, compreso il cittadino, quello che era tante volte oggi è stato chiamato il vicino di casa, perché anche le biblioteche di pubblica lettura si sono accorte insomma che l'offerta che per anni è stata sufficiente a livello documentale a metà del 2020 non lo era più, perché anche i modelli di, diciamo, di sottoscrizione a consumo hanno mostrato un po' le loro debolezze rispetto a un mondo che stava chiuso a casa, perché voleva accedere comunque a materiale culturale. L'altra cosa che è emersa appunto è da un lato il fatto che le biblioteche, appunto le università, si fossero un po' sedute forse sugli allori rispetto all'area umanistica. Dall'altro però, come citava prima Roberto, gli grandi editori internazionali si sono, diciamo, profferti in aperture di trial, in appunto messa a disposizione generosa, forse anche basata sui profitti che erano stati fatti negli anni precedenti. Però mettiamo insieme, magari io mi sono presa due appunti perché appunto non ricordavo più l'ordine di grandezza, ma tra il The Dear J Store e Project Muse siamo oltre i 90.000 titoli a disposizione nei primissimi mesi della pandemia. Dopo siamo, diciamo, ovviamente quando si è capito che la pandemia non sarebbe durata due mesi, questi tre sono continuati. E, diciamo, la disparità era evidente rispetto invece al mondo dell'offerta che l'editoria italiana stava facendo nello stesso momento, nel senso che c'è stato una sorta di silenzio cautelativo da parte appunto del mondo editoriale. E quindi a questo punto, diciamo, è intervenuta la necessità di provare a colmare questo vuoto. Qui siamo stati, diciamo, supportati anche dalla lungimiranza dell'endorsement politico all'epoca, nel senso che c'è stato un coinvolgimento in prima persona anche del loro presidente del sistema bibliotecario, e per appunto andare incontro a cercare di colmare questo vuoto. Quindi ci sono state, e anche qua cito una cosa che è stata detta questa mattina, ovvero la fantasia e il rigore, scusate, non leggo più la mia scrittura, rigore, perché da un lato sono state messe in campo delle soluzioni di tipo classico, io le avevo definite prima di questa mattina, ma adesso le definirei rigorose, e quindi diciamo andare ad attivare tutte quelle collezioni che erano appunto state offerte dagli editori internazionali, attivare invece laddove possibile dei contratti tipo tradizionale, diciamo così, secondo la policy del settore, che è quella di favorire l'acquisizione possibilmente permanente e perpetua, senza vincoli di accesso. Quindi questa è la via maestra che il settore vuole seguire, e anche spingere un po' un processo che era, diciamo, non ancora arrivato a compimento, ma che è stato compiuto grazie appunto alla piccola spinta che la pandemia ha dato come catalizzatore, che è stato quello di mettere a disposizione una piattaforma con contenuti editoriali per l'acquisizione degli ebook da parte delle biblioteche.
Dall'altro lato invece c'è la parte fantasia, nel senso che si è provato a immaginare risposte più fantasiose, più sperimentali, e, perché appunto nonostante queste azioni più classiche c'era ancora una mancanza di risposta da parte del mondo editoriale italiano. E quindi è stata fatta una specie di campagna di contatto a tappeto verso gli editori italiani, basandosi su una lista di libri che erano diciamo stati gli ultimi i libri più consultati nei 12 mesi precedenti la pandemia, il cartaceo, e quindi sulla base facenti parte dei famosi libri di testo della manualistica, e quindi sulla base di queste diciamo liste si è stabilito quali erano gli editori da contattare con priorità, e quindi sono stati proprio contattati uno per uno per chiedere se avessero a disposizione dei file digitali, se avessero un programma di mettere a disposizione appunto i file digitali dei libri o in quale modalità. La risposta non è stata altissima, spesso non abbiamo ricevuto nessuna risposta, quando abbiamo ricevuto risposta è stato che magari i file c'erano anche banalmente solo per mandare in stampa, però non c'era nessun tipo di piattaforma per la gestione e la messa a disposizione. Quindi a questo punto c'è stata diciamo una sorta di scambio dei ruoli, nel senso che l'Ateneo si è dotato di una piattaforma per pubblicare, per rendere disponibili questi file, e quindi diciamo, si è proposto nel ruolo diciamo, di fornitore di piattaforma di contenuti per gli editori da un lato e per gli utenti finali dall'altro. Ovviamente questa cosa ha determinato un lavoro notevole, nel senso che da un lato c'era appunto contattare gli editori, chi rispondeva a spiegare loro il progetto e arrivare a un accordo rispetto alla fornitura eventuale di questi file, un accordo commerciale, quindi a pagamento, nel senso quindi anche questi contenuti che non erano stati pensati per la pubblicazione sono stati messi a disposizione a pagamento. E il trasferimento dei file, la criptatura secondo diciamo quello che si era stato gli accordi presi negli accordi editoriali, la creazione dei metadati da parte dell'Ateneo, perché venivano spesso fornite delle liste Excel sulla base delle quali abbiamo creato dei record mark minimali per poter poi dare l'informazione bibliografica all'interno dei cataloghi, del Discovery, del Resolver. Quindi diciamo un lavoro abbastanza oneroso che però ha portato ovviamente dei risultati, nel senso da un lato di poter mettere a disposizione questo materiale in tempi anche relativamente rapidi. I contro sono appunto questa mole di lavoro, la duplicazione diciamo dei costi, da un lato la piattaforma, dall'altro lato il pagamento delle fee per la messa a disposizione di questi file, l'estrema limitazione degli usi consentiti, nel senso che comunque sono file non scaricabili, non screenshotabili, eccetera, con un sacco di limitazioni. Questo per dire che in realtà ho finito. No, un'altra in realtà strategia che è stata messa a disposizione dall'Ateneo è stata quella appunto di diciamo derogare un po' alla policy che diciamo alla policy principale, che era quella appunto di acquisizione in perpetuo, acquisendo invece una piattaforma con crediti a consumo. Quindi diciamo quello che ne abbiamo dedotto, insomma, dopo questi 2 anni, alla fine in realtà questi servizi sono ancora operativi, li stiamo ancora tenendo, diciamo, abbiamo rinnovato i contratti, perché non, diciamo, c'è ancora un'onda lunga, nel senso nel frattempo il mercato non si è adeguato, il mercato non ha una soluzione alternativa a queste, diciamo, soluzioni un po' fantasiose sperimentali. Riallacciandomi a quello che è stato detto oggi, in realtà il grande valore aggiunto di questa esperienza è il fatto che in questo caso l'Ateneo sia stato in grado di cogliere in realtà un bisogno, forse anche espresso i primi mesi, ma in realtà in maniera molto lungimirante ha agito in maniera veloce. Ha agito anche in maniera un po' visionaria, nel senso che magari stimolando anche verso il mercato una possibile diciamo consapevolezza di spazi di mercato e di creazione di un'economia che ad oggi esiste poco. Il problema rimane quello delle risorse fondamentalmente,
perché le risorse più che economiche, perché comunque sono state messe in campo durante la pandemia, adesso stanno insomma arrivando in maniera massiccia, sono risorse tipo, cioè un tempo di pianificare queste cose, di farle con in maniera ragionata per poter valutare anche eventualmente, come si diceva questa mattina, l'impatto a lungo termine, capire come misurare l'impatto. E, quindi fondamentalmente umane, un aggiornamento professionale, perché comunque sono richieste delle competenze che a volte insomma non tutti abbiamo il tempo nemmeno di recuperare. E, grazie, quindi se ho ben capito basta essere un po' visionari e ci si può riuscire, perché avete portato gli editori a pubblicare i loro file sulla piattaforma. C'è un bel lavoraccio, però ci possiamo parlato di numeri, ma parliamo di 3 contratti, quindi molto pochi, 3 contratti per un totale di 850 titoli circa. Però una, diciamo, piccole gocce. C'è una fiamma di speranza. Se lo fanno i diversi atenei, magari prima o poi, insomma, si riesce a dare una spinta. È inutile minacciarli con le University Press, perché lo sanno che poi i docenti non si gettano sull'University Press e continuano ad andare. Questa è una strategia di cui poi mi fornirei tutti i nomi di quelli che hanno risposto. Dunque, Maria Laura Vignocchi, invece volevo continuare con lei la conversazione, chiedendole di mettere a fuoco il ruolo della Digital Library d'Ateneo, dell'Ateneo Bolognese, per la valorizzazione del patrimonio culturale e quindi parlarci un po' di quelle che sono le esigenze di servizio, i profili, le competenze, i modelli organizzativi, perché la Digital Library, appunto, sappiamo, è un insieme complesso di realtà e alla fine, utilizzandola al massimo delle sue potenzialità, può avere tutto, dagli archivi istituzionali ai rapporti con quanto pubblicato. Sì, in effetti è così. Sì, oggi volevo... Dove mi sposto? Guarda, questo è... questo è il punto più vicino, scusa. Scusate. Ecco. Mi sentite meglio? Sì, oggi volevo condividere con voi un'esperienza di servizio, anche confrontarmi con voi, perché in effetti abbiamo intercettato, colgo dall'introduzione di Roberto alcune parole chiave, effettivamente, quella dell'accelerazione verso la digitalizzazione, ma anche la necessità di intercettare la risposta dei bisogni che sono emersi, diciamo, attorno alla metà del decennio, del secondo decennio, degli anni 2000-2015. Bisogni legati a un'infrastruttura di servizio che, appunto, come diceva Roberto, è normalmente associata a iniziative, a attività di valorizzazione, di promozione del patrimonio culturale delle biblioteche. Parlo di un servizio in particolare della Digital Library Alma DL, di cui sono responsabile da diversi anni ormai. È in realtà un'aggregazione di microservizi e di una serie di repository che sono dedicati a tipologie documentali differenti. Oggi volevo parlarvi di uno di questi repository, che è AMS Historica, già nel nome insomma è abbastanza suggestivo. È in effetti il repository che ospita diciamo le digitalizzazioni di materiali analogici di pregio o comunque fonti storiche, edite, inedite, anche eterogenee, perché di fatto poi i formati sono differenti, che però appunto a partire dal 2015 in avanti viene utilizzato non tanto per valorizzare il patrimonio digitalizzato delle nostre biblioteche, che ha subito un impasse per mancanza di fondi, mentre negli anni 2000 avevamo appunto iniziato con diversi finanziamenti per la digitalizzazione dei fondi librari delle nostre biblioteche. In realtà appunto intorno appunto al 2015 abbiamo visto che la richiesta di servizio andava più verso la gestione di collezioni prodotto di tutto di progetti di ricerca, anche di respiro internazionale, quindi collezioni di materiali digitalizzati sì, ma aggregati di
fondi che rappresentavano appunto i dati di ricerca di progetti di ricerca competitiva. Quindi abbiamo cominciato ad avere sentore di questo tipo di necessità. E l'accelerazione non è stata tanto data dalla pandemia, in questo caso l'accelerazione è cominciata prima e avevamo avuto un po' il sentore di questo tipo di esigenza proprio in, diciamo, collegata alla strategia europea dei Fair Data e degli Open Research Data, che ha interessato anche le discipline umanistiche. Quindi diciamo che questa è stata una grande spinta, abbiamo visto che questa è stata questa politica, questa strategia europea è stata una grande spinta perché appunto sempre più applicazioni di digital humanities e gestione di un certo tipo, strutturata per appunto dei dati di ricerca anche nell'ambito delle discipline umanistiche, cominciassero a cercare una casa, una collocazione. E questa casa, questa collocazione è appunto il repository di materiali digitalizzati, cioè storica. La Digital Library che diventa uno strato tecnologico abilitante per questa sollecitazione. Però purtroppo, ne parlavamo prima a pranzo, non sempre possiamo disporre di tutte le competenze, le risorse da mettere in campo per rispondere in modo efficace a nuove esigenze di servizio che comunque riusciamo a percepire. Quindi storica, che era il repository dei materiali digitalizzati, che ha una lunga storia perché è stato uno dei primi repository che Almadl ha istanziato, ha implementato con un software sviluppato in casa agli inizi degli anni 2000 e che nel corso poi del tempo ha subito purtroppo pochi rimaneggiamenti, però si è pagato, come dico io, perché insomma un software in house realizzato nei primi anni 2000 che si basa sostanzialmente su un database, un viewer che dinamicamente richiama dati e metadati e che comunque insomma ci ha portato a gestire quasi mezzo milione di immagini, è inevitabile che avesse bisogno di un restyling o di un upgrade. Restyling è un upgrade che è arrivato forse leggermente in ritardo, ecco, è arrivato in ritardo ed è arrivato esternalizzando diciamo sia la piattaforma, diciamo la gestione della piattaforma informatica e lo storage. Diciamo che le nuove esigenze di servizio appunto collegate alle richieste dei team di ricerca, abbiamo collezioni, per esempio abbiamo gestito una collezione tematica di europeana di circa 76.000 più, sono di circa 120.000 opere, quindi non sono collezioni tematiche anche piuttosto consistenti. Siamo stati costretti appunto a esternalizzare il servizio perché le competenze informatiche internamente le avevamo solo venute meno a un certo punto e quindi non riuscivamo più a far fronte a quello che era una richiesta, un'esigenza di aggiornamento del software. Abbiamo esternalizzato appunto la gestione del repository sulla nuova piattaforma, che è la piattaforma di Space Glam che abbiamo appunto acquisito l'anno scorso e sulla quale stiamo migrando le nostre collezioni, un lavoro piuttosto lungo, piuttosto faticoso, e ovviamente questo ci ha portato anche a riflettere su quelli che sono problemi legati alla sostenibilità, per i quali non ho risposte, quindi mi affido a voi, e a fare una riflessione anche sui modelli organizzativi. Quindi abbiamo cercato una piattaforma che ci consentisse anche di alleggerire il carico sul servizio centrale che ha in gestione appunto il repository da tempo, in modo tale poi da avviare dei workflow decentrati coinvolgendo le comunità di pratica o addirittura i colleghi bibliotecari in quelle biblioteche dove l'attività di digitalizzazione, l'esigenza di valorizzazione del patrimonio è più sentita.
problema della sostenibilità è un problema al quale veramente non ho delle risposte, perché il digitale comporta dei costi fissi crescenti proprio, c'è una correlazione positiva all'incremento ovviamente delle collezioni, l'occupazione di spazio a disco e ovviamente le attività di manutenzione che gli atenei devono in qualche modo far fronte. E non so se la soluzione è quella di cominciare a considerare il patrimonio digitale come degli asset da inserire nel vero e proprio patrimonio, ecco, in modo tale poi da costringere in un certo senso la governance a prendersene cura. E rivolgo a voi questa domanda, anche per sollecitare un po' il dibattito, perché insomma non ho le risposte in questo momento. Dal punto di vista economico, del modello finanziario, chiediamo un contributo ai team di progetto, però come sapete i progetti hanno una durata, un termine, qui magari possono supportare i costi per la durata del progetto, ma sicuramente per la manutenzione post progetto è l'Ateneo che se ne deve fare carico. Probabilmente affrontare questo tipo di servizi nell'ambito di un ecosistema nazionale come quello che dovrebbe essere la piattaforma. Guardo Maria nell'ecosistema della Digital Library italiana, cioè lanciato dal nuovo piano di digitalizzazione nazionale, forse può essere un'opportunità. Non so che cosa ci sarà per noi in questa nuova partita, insomma. Rosa, ti vedo sconsolata. Maria Laura, però, che dirti? Avevi altro da concludere? No, non so se ho risposto. Risponderemo appunto, l'hai detto tu, okay. Stessa, e faccio più domande che altro. Faccio più domande. Cioè, la gloria di Alma DL, mi sia consentito dirlo anche a casa mia, è riconosciuta pure nei manuali di biblioteconomia e così via. E abbiamo visto che in entrambi i casi c'è stato molto dietro anche l'appoggio dell'università che ha sostenuto, che ha fatto. Però è chiaro che la fortuna e sfortuna di ogni progetto è questo, che per quanto può essere favoloso e finanziato, poi il progetto finisce e nessuno pensa al post progetto. Allora, se il progetto è costruire non lo so, digitalizzare un fondo, va benissimo, il fondo è digitale. Se il progetto invece è mettere in piedi qualcosa che è destinato a crescere, però è importante che le digital humanities hanno avuto un loro inserimento, è stato possibile estendersi anche a quello. Poi appunto io non è che sono credo di dire una cosa oggettiva quando dico che Alma DL si è sempre segnalata come un progetto che, nonostante le difficoltà, riesce ad andare avanti e a mostrare risultati che, insomma, che gli siamo altri resilienti. Poi siete resilienti, siamo resilienti. Oggi siamo molto di montagna. Dunque, Maria Cassella, io adesso chiamo in causa te. Dunque, io volevo darti solo un timido avvio sul fatto che potresti accennare ai progetti, diciamo, di digitalizzazione tesi a mettere a disposizione le risorse ad accesso ampio, per giunta preservandone la conservazione, cioè il principio banalissimo dell'aumentare a dismisura l'uso delle risorse, dell'informazione, dei libri rari, di pregio, antichi, cioè, conservandone però conservando l'esemplare, insomma, perché questo uno dei primi motivi e una delle cose che forse ancora tocca la coscienza delle istituzioni. Io digitalizzo, chiedo i soldi per digitalizzare, però in cambio ti compenso il patrimonio, ti conservo il patrimonio, perché il patrimonio, dinanzi alla parola patrimonio, tutti poi drizzano le orecchie. Però ti chiedo di declinare questo tema nel modo più ampio, insomma. Vabbè, non è una domanda facile che mi fai. Dunque, intanto di digitalizzazione si parla da tanti anni, in Italia ne abbiamo sempre fatta poca, tranne eccellenze come può essere Bologna, come può essere Padova, per esempio. Ci sono poche
università che si sono concentrate sul tema della digitalizzazione. Torino è a metà strada, perché qualcosa è stato fatto grazie a un gruppo di lavoro che io coordinavo, senza il commitment però dell'Ateneo, perché questo c'è da dire, che in passato almeno tutto quello che è stato fatto veniva dalla volontà, dalla forza di volontà dei bibliotecari con pochissimi finanziamenti. Noi per esempio a Torino, per fare un'esperienza, abbiamo messo su una piattaforma open source che era Omeka, per la semplice visualizzazione del patrimonio, perché non è una piattaforma che conserva, che consente la conservazione del patrimonio. E poi ci sono stati dei finanziamenti spot attraverso i dipartimenti di eccellenza, ai quali per esempio io come polo, grazie ai quali ho fatto digitalizzare. Adesso stiamo lavorando alla digital library. Il grosso equivoco sulla digitalizzazione, quello che fanno anche i docenti, è che digitalizzare significa conservare. In realtà digitalizzare non significa assolutamente conservare. Significa creare una copia attraverso, che poi arricchita da una serie di metadati e che viene messa sicuramente a disposizione, significa ampliare l'accesso, no? A livello mondiale, perché questo è di fatto grazie ai metadati, grazie alle piattaforme che sono interoperabili, ma non significa conservare assolutamente. In realtà la conservazione è duplice, cioè noi come biblioteche italiane, io credo soprattutto nelle università, quelle più antiche, quelle di tradizione, le più grandi, ma anche quelle che hanno una tradizione dove ci sono molti fondi storici, molti fondi di persona, sappiamo che in realtà la conservazione è conservazione della carta. Abbiamo una responsabilità di tutela e di valorizzazione del patrimonio che è appunto sia attraverso la carta sia attraverso il digitale. Adesso il Piano Nazionale di Digitalizzazione ci dà delle opportunità anche enormi da questo punto di vista, con mille problemi, mille punti interrogativi, il fatto che non tutte le università sono e saranno coinvolte in questi piani di digitalizzazione. Torino ha avuto la diciamo fortuna, perché poi si tratta un po', no, di strategie politiche, di essere coinvolta, ma per esempio noi non abbiamo deciso nulla rispetto alle collezioni, è stata la Regione Piemonte che ci imporrà, ci impone di digitalizzare le 500. Apro e chiusa parentesi, io venendo in treno qui stamattina rileggevo i documenti del Piano Nazionale di Digitalizzazione, dove c'è in linea di principio l'idea che si va verso gli utenti, si va verso la disseminazione, l'impatto di queste digitalizzazioni. Io non so quanto le 500 avranno impatto, per carità, sulla ricerca, sugli storici, assolutamente, sono sugli storici del diritto, che nella mia biblioteca ce ne sono 3.300, per quello ci siamo presi anche il cantiere della digitalizzazione per questo, però, per il cittadino forse sarebbe stato meglio, non so, digitalizzare dei testi di geografia locale più legati al territorio, cioè fare una scelta un po' diversa. La mia paura è che nei documenti sia scritto un po' in teoria qualcosa di anche molto bello, molto grande, molto complesso, qualcosa che va verso il riuso delle immagini, c'è una grande attenzione, no, anche ai dati, al riuso dei dati e così via, però che poi nella pratica il fatto di avere un tempo molto limitato per portare avanti questo piano di digitalizzazione ci porterà a fare delle scelte o imporrà comunque delle scelte che non vanno, che non sono proprio così in linea con quelle che sono le esigenze strategiche del paese, o comunque quello che è stato dichiarato da chi ha scritto questo documento. E ci sono delle persone, diciamo, anche molto preparate che lo hanno scritto, e che era quello di essere anche un documento che si aprisse tantissimo anche verso il public engagement, no? In effetti oggi valorizzare una collezione non significa solo digitalizzarla, conservarla, e il problema della conservazione digitale è un problema enorme che non è stato affrontato in Italia, che ritorna adesso con questa digital library di grossa, no, di Ateneo, cioè, scusate, non di Ateneo, nazionale, e rispetto al quale dobbiamo veramente trovare una strada, una strategia. Io
poiché coordino un gruppo di lavoro sulla digitalizzazione per le stelline, ho anche sentito la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove all'epoca De Pasquale aveva cercato, no, di mettere in piedi un po' una soluzione dopo, non so se dopo, non dico il fallimento, ma comunque la stagnazione dei magazzini digitali, che era stato comunque un tentativo interessante, no, per parlare di conservazione digitale in Italia. E non ne sanno quasi nulla di questo argomento qua, le mandano tutti ai tecnici della Digital Library, cioè una cosa è la nazionale, una cosa è quello che stanno facendo i tecnici informatici che stanno concependo questa grossissima infrastruttura, dove sicuramente ci sarà una parte di conservazione, non è possibile che non ci sia, però poi io ho l'impressione che anche la conservazione continui a essere anche demandata alle istituzioni come le università. Tra l'altro voi sapete che c'è una duplice possibilità di fornire i materiali nella Digital Library nazionale, una è quella integrata e quindi quelli integrati saranno sicuramente, penso, soggetti a procedure di conservazione, ma l'altra è quella federata e chi si aggrega in modalità federata probabilmente la conservazione se la fa in locale, cioè se la fa, resta un problema dell'università, no? Sicuramente noi conferiremo in architettura federata, per esempio. Quindi i temi sono caldissimi perché la conservazione digitale e forse anche tu te ne sei occupato, no, di questo tema, sono negli altri paesi sono avanti anni luce rispetto a noi e bisogna che si prenda consapevolezza, ma che la consapevolezza la prendono in primo luogo le biblioteche nazionali centrali e noi come università possiamo fare il nostro, possiamo dare un contributo, no? Il problema per esempio che noi abbiamo a Torino è che noi non facciamo scelte rispetto alle applicazioni che gestiamo, cioè possiamo scegliere il catalogo, però il software per il catalogo l'abbiamo appena fatto, abbiamo fatto una gara per cambiare il gestionale, abbiamo fatto anche una gara per la Digital Library, però poi alla fine dalle gare viene fuori quello che viene fuori e le scelte, diciamo, politiche, strategiche, noi non siamo in grado di modificarle, purtroppo, perché il nostro ruolo continua a essere un ruolo molto, molto limitato in questo. Sulla conservazione della carta, voi sapete bene, abbiamo tutti gli stessi problemi, ne parlavamo a tavola appunto con Napoli, con Bologna, e i depositi decentrati, che io sappia forse il Politecnico di Milano ha qualcosa, forse la Cattolica sicuramente ha qualcosa come deposito decentrato, però per il resto ci sono tante belle idee, ma anche a Torino c'era stato un tentativo di fare un deposito decentrato con le civiche, ma non è fallito miseramente. E quindi bisognerà veramente trovare delle soluzioni. Sicuramente lo scarto di Milano, che ho sentito stamattina all'Università degli Studi di Milano, può essere una soluzione importante. Noi per esempio abbiamo cominciato a farlo, ci vuole tanto lavoro e poi sui fondi di persona e sui fondi storici non puoi scartare nulla. In teoria anche per scartare il moderno hai bisogno dell'autorizzazione della soprintendenza, però ovviamente lì le copie diciamo puoi scartarle, le copie multiple, le copie rovinate, no? C'è tutta una griglia di criteri per lo scarto, ma sui fondi storici, sui fondi di persona non si può scartare nulla, quindi avremo il doppio problema perché stiamo per digitalizzare. Almeno noi abbiamo già fatto le digitalizzazioni anche e al momento stiamo implementando una nuova Digital Library di Ateneo che avrà è un repository ovviamente e c'è anche una parte per la conservazione. La paghiamo, è esternalizzata, quindi finché paghiamo abbiamo una conservazione. Ma la situazione a livello nazionale resta, perché poi anche gli editori hanno bisogno, no? Gli editori che producono tutto ciò che si produce adesso in digitale, c'è bisogno di degli spazi per l'archiviazione. Allora, prima si parlava dell'ebook per la didattica, anche questa esperienza di Bologna, per carità, una bella esperienza, complimenti, insomma.
però gli editori non hanno la forza di investire nel digitale per vendere, figuriamoci se hanno la forza di investire nel digitale per conservare. È chiaro che non, cioè abbiamo visto, la pandemia ha cambiato l'editoria accademica italiana digitale? No, non l'ha cambiata per nulla. La piattaforma che c'era, Pandora Campus, continua a esserci e molte università si sono abbonate. Molte hanno preso Media Library, ma cioè, io sono direttrice di biblioteca, ma mi dite voi come fanno i ragazzi a studiare sui libri in prestito 15 giorni in formato EPUB? Cioè, veramente, l'altro giorno ho ricevuto una, non siamo andati avanti da nessuna parte, abbiamo ricevuto una offerta di McGraw-Hill Education per testi della didattica, consultazioni in tre giorni di consultazione, sulla loro piattaforma, nessuna possibilità di scaricarli, con un costo non indifferente per 6 poli bibliotecari, una quarantina di titoli per un anno, non dico il costo perché insomma mi sembra che non sia il caso. Quindi l'editoria italiana ha bisogno anche di andare avanti, purtroppo è ferma, è rimasta ferma dopo il Covid, e il problema della conservazione di quei pochi che invece investono o continuano a investire ce l'hanno anche loro, non ce l'abbiamo solo noi. Insomma, io non ho grosse risposte, però credo che se i bibliotecari fossero purtroppo più presi in considerazione nei vari consigli, non so, a livello dei direttivi, di leadership, no? Se riuscissero a incidere sulle strategie, noi abbiamo dei piani triennali, no? Le università hanno dei piani triennali, allora la strategia della digitalizzazione rientra ormai all'interno dell'Unione Europea, rientra nel PNRR. Possibile che non si parli mai a livello di Ateneo di queste strategie e si parla solamente di sì, arrivano i soldi, li spendi, ma poi non c'è un piano strategico. E questo è qualcosa di cui sentiamo la mancanza, ma anche il bisogno, perché per la digitalizzazione, come per le biblioteche fisiche, no? Le biblioteche fisiche che abbiamo visto Venezia, benissimo, bellissimo il progetto di Venezia, io vi dico una biblioteca nuova, adesso si comincia, ma quante, perché alcuni di questi soldi, mi chiedevo mentre parlava la collega Venezia, del PNRR non sono stati investiti, per esempio, per creare nuove biblioteche accademiche? Soprattutto quelle umanistiche che continuano a essere, cioè perché le biblioteche in area scientifica, no? Diciamo la verità, sono quasi tutti digitali, oramai possono essere dei learning center e il materiale cartaceo, adottare delle politiche di conservazione decentrata, di scarto e di invece in loco di poi tenere una parte del materiale, ma ne tiene una parte, ma le biblioteche umanistiche non puoi fare questo discorso, perché il libro continua a essere una parte importante, fondamentale, lo devi conservare. Non sto parlando ovviamente della copia multipla o di quella deteriorata, ma i libri per gli umanisti, per gli storici, per i giuristi, sono importantissimi e continueranno ad esserlo, anche se li digitalizziamo. Io oggi ho digitalizzato le annate di giurisprudenza italiana del 1890 fino al 1872-1896, i miei giuristi sono impazziti, ma non ci penso neanche lontanamente a buttarle via quelle annate lì. Guarda, io per questione di tempo devo fermare. Scusa, sono stata un po' confusa. Però facciamo subito l'applauso. Voglio considerare solo una cosa e poi passare la parola alla presidentessa Rosa Maiello, perché forse ha alcune delle risposte. Solo due considerazioni. Che, diciamo, spesso per le amministrazioni il problema di conservare quello che è stato digitalizzato non si pone, perché in alcuni casi ritengono che possa essere tranquillamente, senza rendersi conto anche del più banale dei principi, che tu spesso hai diritto a tenere la copia digitale perché possiedi l'originale. Poi, per tutte le altre cose che sono state dette abbondantemente in mattinata, perché i fondi non si possono toccare e le riviste antiche non si possono toccare, riescono a capire soltanto il fatto che se digitalizzano cinquecentina, quella non è. Allora, lì ci arrivano! Lì ci arrivano. Però
è triste, è curioso, triste, lasciamolo perdere, un brutto vocabolo, è curioso che la Regione Piemonte proponga all'università, tutti imparciti di terza missione, di rapporti, proponga appunto le 5 centimetri, che è importante, ma non altre cose che, come hai detto tu, potrebbero essere importanti per il territorio. Per il territorio, per tutto, eppure sono proprio loro che ci dicono badate al territorio e così via. Prego. Sì. Da questa parte sei a favore di registrazione, sì. Hanno spiegato il punto della conservazione del PND, del Piano Nazionale di Digitalizzazione in particolare, sì. Notizie, un paio, due o tre. Noi abbiamo interloquito, forse lo sapete perché abbiamo anche organizzato un confronto pubblico con la Digital Library, con la direttrice della Digital Library, e tra le osservazioni che la Direzione Generale Digital Library ha chiesto sia alle associazioni professionali, quindi anche noi, ma sia a tutti quanti, quindi ognuno poteva mandare i suoi commenti, tra le osservazioni, dicevo, in risposta a questi inviti che noi abbiamo mandato, c'è tutta la documentazione sul nostro sito, abbiamo proprio segnalato che non era molto chiaro il ruolo delle biblioteche nazionali, anzi addirittura insomma non appariva il ruolo delle due biblioteche nazionali centrali preposte attraverso magazzini digitali alla conservazione digitale del patrimonio pubblicato, e uniche esperte e in dialogo quindi anche con i loro omologhi a livello internazionale, uniche esperte in materia. Quindi, siccome appunto la conservazione, come voi avete detto benissimo, pone problemi di sostenibilità a lungo termine, perché è molto onerosa, è molto complicata ed è molto costosa, quella dovrebbe essere, come dire, oggetto di un piano nazionale di digitalizzazione, poi magari articolato per nodi, per fatti, e che dovrebbe essere guidato dall'unico soggetto che, non solo per legge, ma anche legge sul deposito legale digitale, ancorché non attuato con apposito regolamento, ma comunque per competenza avrebbe questo ruolo. Abbiamo avuto delle risposte, delle garanzie, poi proprio le regioni, la conferenza delle regioni ha chiesto la stessa cosa, e quindi è apparsa, diciamo, un po' all'orizzonte anche la loro presenza, come ci ha spiegato ieri, e questa è la notizia, la lieve conferma, Luca Bellingeri, direttore della Nazionale Centrale di Firenze, in assemblea generale dell'AIB, perché gli abbiamo fatto una specifica domanda e lui, socio, ha risposto così. Non ci ha rassicurati del tutto, né intendeva farlo, perché appunto ha chiarito che il grosso del finanziamento pur previsto nella Digital Library per la conservazione, neanche a lungo termine, perché è per la conservazione a norma della documentazione amministrativa, visto che devono fare anche loro la gestione documentale a norma nel Ministero e diciamo l'hanno considerata priorità. Quindi quei soldi che vanno all'archivio di Stato, centrale di Stato, serviranno per, al massimo per la conservazione a norma, quella prevista dal CAD, che è ventennale, non è quella a lungo termine che noi, a cui noi pensiamo e a cui lavora Magazzini Digitali. Solo per chiarire ancora, questo, quindi sono assolutamente convinta che questo vada gestito nazionalmente, anche attraverso un dialogo con una struttura che dovrebbe fungere da soggetto di riferimento, che sono le due università, le università che hanno un'infrastruttura, le regioni anche, perché le regioni hanno avuto del finanziamento su quella voce sul PND, lo hanno avuto le regioni, ciascuna si sta regolando secondo i propri criteri, quindi le 5 centine da voi mandati all'università in altri casi se le tiene e gestisce una sua piattaforma regionale, per farmi tanto.
Ma regioni. Scusate, non mi voglio togliere troppo. No, no, ma è questo perché il modello può funzionare, perché regioni, università collaborano su tante cose, regioni e università. Un coordinamento nazionale dato alle due biblioteche nazionali, anche ad entrambe insieme. Può funzionare bene anche il modello integrati federati, purché però i federati vengono messi in condizione di poter poi fare questo deposito locale. Ed è indubbio, è da 20 anni, forse 15, no, anche 20, che i manuali, cito sempre i manuali perché se una cosa entra nei manuali ormai è diventata patrimonio di tutti, i manuali parlano sempre della necessità di un soggetto coordinatore di realtà che poi possono, come dire, collaborare con questo coordinamento, e si parla spesso di modelli che partono dal basso. Quindi, ora, che cosa c'è di meglio di una collaborazione delle regioni con le proprie università, anche nelle scelte dei materiali da fare, decidere dove ci sono le risorse per essere federati, dove per essere integrati, e il soggetto o i due soggetti che coordinano insieme delle cose. Poi la disputa tra le due nazionali centrali, per adesso lasciamola perdere, ma non ci sarebbe quello, infatti, c'entra nulla, sarebbe. E quindi stiamo, cioè veramente non manca nulla per poter realizzare. Sì. E quindi siamo a posto. Dunque, andiamo avanti con Anna Maria Pastorini. Io devo girare il monitor perché purtroppo sì, perché più di tanto mi sa che non gira. O vi spostate voi, sì. Dove viene meglio? Guarda, tanto qui è libero adesso, quindi. Io mi tolgo un po', ecco. Sì. Peccato che non siamo riusciti a ricollegare le telecamere centrali, e speriamo di dare la registrazione migliore possibile ai soci che ci vedranno dopo. Dunque, io invece con te volevo dialogare del fatto che, dato che Genova è stata una delle prime università ad adottare i Discovery Tool e che tu fai parte del gruppo Italia che si occupa dei Discovery Tool, volevo invitarti a parlare un po' di questo, ovviamente di vantaggi e svantaggi a livello locale, a livello nazionale, insomma. Quindi il Discovery Tool, perché fino ad adesso abbiamo parlato delle risorse, abbiamo parlato della loro conservazione e così via, però tutte queste risorse preparate, conservate, se non c'è lo strumento di ricerca idoneo, ovviamente restano dove sono e nessuno sa che ci sono. Insomma. Prego. Sì, ma intanto ringrazio veramente di questa opportunità, perché trovo che oggi sia stata una giornata veramente densa di suggestioni e anche di riflessioni, e quindi tanto parto da questo ringraziamento. E mi sono preparata anch'io un po' di citazioni, ringraziando già stamattina Serena per la sua sulle biblioteche. E, la settimana, appunto, poche settimane fa, noi a Genova abbiamo ospitato questa settimana di interventi sull'Open Science, e ha partecipato Nino Grizzuti, che come sapete è il coordinatore di CareCrui. E ha detto questa frase che a me ha fatto molto riflettere, anche perché la reputo veramente vera, cioè che il cambiamento è più veloce della nostra abitudine al cambiamento. Ed è vero, nel senso che, venendo a quello che mi hai chiesto, noi a Genova abbiamo iniziato a ragionare su Discovery Tools veramente da parecchi anni. E Genova è una realtà un po' complessa, chi è venuto lo sa, anche solo logisticamente, abbiamo sempre lavorato, e ovviamente io sono abbastanza giovane, quindi ringrazio chi mi ha preceduta, sul cercare di mettere in condivisione le risorse e metterle a disposizione attraverso gli strumenti il più possibile inclusivi. Infatti già dal 2016 è stato approntato un Discovery che potesse raccogliere le, purtroppo questo progetto, anticipo già che sia concluso, raccoglieva le risorse sia del sistema bibliotecario di Ateneo che di quello integrato comunale, quindi delle civiche. È stata un'esperienza veramente
secondo me bella, che percorreva anche tanti discorsi che sono stati fatti oggi, e che poi per motivi forse anche legati veramente alle tipologie di risorse che era necessario inserire, poi sia concluso. In realtà il Discovery è l'utilizzo di un Discovery è già un cambiamento, è già stato un cambiamento. Abbiamo fatto un'analisi molto approfondita delle abitudini degli utenti nell'utilizzare lo strumento. Il problema è che, come diceva Grizzuti, cioè la nostra abitudine al cambiamento è molto più lenta, quindi noi siamo rimasti a ragionare su le abitudini dei nostri utenti intorno al 2016-17, e siamo arrivati oggi a dover ancora rincorrere questo cambiamento. Citavi il fatto che io faccio parte di Itale e in particolare mi occupo di Discovery Tools insieme ai colleghi di varie università italiane, e già nel 2018 avevamo iniziato a riflettere su che cosa sono i Discovery, se sono degli strumenti positivi, se sono degli strumenti invece fallaci. Quello però che volevo sottolineare è il fatto che il Discovery mette insieme davvero le risorse, tutte le risorse delle biblioteche, e aggiunge diciamo quello che è un vero e proprio docuverso. So che tu ti sei occupato di queste tematiche, quindi forse non dico cose nuove dicendo che col Discovery Tool mettiamo a disposizione dell'utente un ambiente tra virgolette protetto, cioè un ambiente di risorse verificate e che comunque risottolineano l'importanza della mediazione dei bibliotecari. Torno a dire che l'abitudine al cambiamento è più lenta, perché in realtà, proprio come associazione Itale, e in particolare come gruppo Discovery, però ci siamo resi conto, e vedo in sala la Laura di Libris, ci siamo resi conto però che come Italia siamo ancora fermi a delle problematiche che, tornando al tema della sostenibilità, iniziano a non essere più sostenibili. Abbiamo avuto moltissimi problemi a integrare il nostro standard catalografico Unimark con il prodotto che utilizziamo, che la mia università e le biblioteche riunite in Italia utilizzano. Cioè abbiamo impegnato molto sforzo lavorativo, nel senso che, come Marcella può confermare, io ho lavorato per 2 anni esclusivamente su questo progetto, cioè sul progetto di uniformare Unimark, di mappare Unimark all'interno di questo prodotto che noi utilizziamo, di questo gestionale, per poter far emergere alla parità delle risorse in altri standard le risorse italiane, cioè quelle che i miei colleghi catalogano, o quelle fornite nel nostro formato standard, comprese quelle che noi contribuiamo, mandiamo al catalogo nazionale SBN. Questo lavoro sta ancora terminando, siamo nel 2022, sta tutto cambiando, ma noi stiamo ancora fermi come tecnici, voglio dire, è una cosa veramente settoriale, non voglio scendere ovviamente in dettagli di campi, sottocampi, che non sarebbe divertente a quest'ora del pomeriggio, ma la situazione è che non è così facile e non è così semplice mettere a disposizione in un'unica fonte per i nostri utenti veramente tutto il panorama delle nostre risorse, che sono digitali, sempre di più digitalizzate, che è ancora un ambito che rimane ancora un po' indietro per quanto riguarda la mia conoscenza del Discovery, del nostro Discovery, e le risorse cartacee che ancora sono così presenti e importanti per le nostre biblioteche, i nostri utenti. E dove stiamo andando? Stiamo andando in questo caso verso, e quindi i lavori che stiamo cercando di portare avanti, verso l'approfondire un po' quello che viene che ci viene dato dalla NISO Open Discovery Initiative, che in realtà anche questa è del 2014, ma sta riemergendo adesso. Cito un'altra citazione, sempre da questo NISO, che è bellissimo secondo me.
Perfection is an aspiration, not a reality. Quindi la perfezione è un'aspirazione, ma non è la realtà. Ed è proprio quello che noi stiamo sperimentando all'interno di questi lavori su Discovery Tool. L'altra cosa che volevo sottolineare, e concludo visto l'ora tarda, è il fatto appunto che i nostri sistemi, i nostri Discovery Tool, i nostri sistemi stanno andando sempre più verso ulteriori cambiamenti. Intanto si sta perdendo sempre, cioè ci stanno togliendo sempre di più come bibliotecari, quindi come mediatori, la conoscenza dei processi di indicizzazione e anche di contenuti, perché i Discovery, come capite, non hanno solo non restituiscono solo il materiale della biblioteca, quindi abbonamenti, materiale catalogato, ma restituiscono una serie, un insieme di contenuti messi a disposizione o da piattaforme o dallo stesso fornitore del gestionale e continua a essere sempre meno neutrale verso, quindi faccio un po' più, non vorrei poi cito attenta, però anche Clivis per esempio è stata acquisita da ProQuest, che è stato acquisito da Clarivate, quindi noi iniziamo ad avere strumenti di gestione delle informazioni sempre meno neutrali, tutto sommato, almeno a dare un punto di vista. E quello che non è magari un male a priori, ma come dire, noi bibliotecari, io non catalogo più, quindi non ho più la percezione proprio magari del singolo contenuto, ma cerco di armonizzarla a livello di sistema. Ecco, devo avere noi bibliotecari dobbiamo avere molta più consapevolezza di questo, ancora avere un'azione forse. E un'attenzione sempre maggiore in realtà, perché la neutralità sta sparendo anche da sistemi, diciamo, che noi termino con l'ultima citazione poi basta. E questa è una citazione del 2006 ed è di Rita, è tratta dai Nuovi Magellani dell'era digitale di Rita Levi Montalcini, perché secondo me è una chiave di lettura per quanto mi riguarda, per il mio lavoro con i Discovery, molto interessante. Diceva nel 2006 che la rivoluzione digitale ha aperto uno spazio sconfinato di natura del tutto differente da quello geografico, uno spazio attraversato da nuove vie dell'informazione, accessibili e percorribili ad un'altissima velocità. La vita sarà tanto più ricca quanto più si sapranno utilizzare le risorse a propria disposizione. Speriamo che noi bibliotecari sappiamo essere sempre a cavallo di questa rivoluzione. Non posso che sottolineare una delle criticità che hai segnalato, purtroppo a malincuore, però è così, questo rischio di espropriazione c'è e non possiamo, come dire, fare a meno, perché i bibliotecari non possono poi realizzare tutto questo. L'unica cosa in cui si può sperare è appunto nella collaborazione con i produttori più illuminati di Discovery Tool. Il Discovery Tool, il Web Scale Discovery Service deve per forza reindicizzare, deve per forza, perché questo indice unico in qualche modo va creato. Ci sono varie strade, varie prospettive, possiamo percorrere insieme con i fornitori, quindi è questo insomma quello che hai detto tu, insomma per me non è una grinza. Ti volevo chiedere però una cosa che mi è rimasta come curiosità mentre lo dicevi. Cioè, questo progetto di Discovery Tool che mettesse insieme le risorse dell'Ateneo e delle biblioteche civiche, cosa straordinaria, è finito. Ma è finito in che senso? Non c'è più la licenza per i contenuti delle civiche? Non posso parlare ovviamente a titolo delle biblioteche civiche, sì. Ma hanno scelto un altro software. Ho capito, quindi si sono separati la strada, sì. E questa la trovo veramente, al di là delle scelte politiche, sì, ovviamente, certo. Però secondo me si è perso un valore veramente aggiunto. Si era cominciato da metà strada praticamente, perché è chiaro che il Discovery Tool è fatto per unire. Ora ci pigliamo tutti i difetti che vengono fuori
dal carattere unitario che il discovery tool dà alla lista, allora perché non usarlo invece proprio per i vantaggi che ci può dare, tipo unire le civiche e le università, tanto con i filtri fa in fretta a separarli. Sì. È stato un peccato che si è... Sì, non è proprio così, però hanno scelto un'altra strada e quindi... E quindi va rispettato. La rispettata esperienza. Senti, sì, perché c'era... Sì. Non so se... No, io qualcosa all'estero ho fatto, non so. Delle biblioteche di Ateneo e delle biblioteche del Polo, però di fatto perché abbiamo già una matrice. Quindi è stato catturato tutto da lì, sì, sì. Ci sono però le biblioteche del Polo, che appunto non è proprio così, perché lo stesso ragionamento l'abbiamo fatto nei confronti di CNP e anche per state inserite tutte le biblioteche che con codice PO, quindi quello che la utente si aspetta di trovare in un catalogo. Quindi diciamo non puoi aspettarti di trovare in un discovery meno sicuro. Trovi di solito un catalogo. Quindi è per questo che abbiamo ragionato in questa dimensione, però partivamo da un'integrazione molto forte anche a livello di regolamento di polo. Abbiamo già un regolamento condiviso e gli utenti di polo possono venire, insomma, hanno delle punte dei diritti sulle biblioteche di università e viceversa. Quindi è già un livello di integrazione molto, molto avanzato. Quindi non siamo tornati indietro perché di fatto era innaturale. Sì, almeno quello è naturale. Dunque, no, non parte l'integrazione. Sì. Dunque, Anna Bernabè, credo che dovremmo fare lo stesso cambio. Sì, scusa. Si vedrà le registrazioni, chissà che cosa penserà. Allora, Anna Bernabè si occupa del progetto Unife Virtual Heritage, che a me sembra che ben si colleghi con questo principio dell'accelerazione verso il digitale e con tutti i vantaggi e svantaggi che può comportare. Quindi se vuoi iniziare a parlarci di questo, andiamo avanti. Sì. Allora, il progetto di cui ha parlato Roberto fa parte di quel percorso di attività di valorizzazione dei fondi storici speciali che l'Università di Ferrara ha messo in atto a partire circa dal 2016 e che è parte di un lavoro di gestione più ampio dei fondi storici e speciali che è partito più o meno nel 2008 e che ha comunque come due assi portanti, la conservazione e la catalogazione. E qui mi riallaccio un po' anche a quello che diceva prima Maria Cassella, e cioè che il progetto di questa erigenda biblioteca digitale, perché in realtà si tratta di un progetto veramente in fieri, proprio veramente un work in progress, è un progetto di valorizzazione. Valorizzazione appunto perché? Perché si ritiene che attraverso il medium digitale si possano creare, si dia la possibilità di creare a beneficio di didattica, ricerca e terza missione dei percorsi di scoperta e di ricerca, quindi altri rispetto a quelli che si possono fare con l'analogico, che sono due cose diverse. E tant'è che gli obiettivi che questo progetto si pone sono sostanzialmente collegabili ai tre capisaldi dell'articolo 6 proprio del nostro codice dei beni culturali, che definisce appunto la valorizzazione, e cioè promuovere la conoscenza del patrimonio, che è una cosa importante nella nostra realtà, perché in realtà non abbiamo ancora una tradizione delle biblioteche universitarie ferraresi come detentrici di patrimonio e non esiste ancora questa, perché non abbiamo tradizione in questo senso.
Un altro obiettivo è sicuramente quello di agevolare l'utilizzazione e la fruizione di questo patrimonio che altrimenti, essendo anche poco noto, è poco utilizzato, quindi sicuramente il medium digitale riteniamo che possa servirci, essere molto utile, diciamo, per farlo conoscere e per consentirne anche l'uso dei dati, eccetera, eccetera, e quindi di conseguenza promuovere lo sviluppo della cultura nel rispetto appunto delle tre missioni dell'Ateneo. Diciamo che siamo partiti un pochino da questo, un pochino dove vorremmo andare, ecco, con questo progetto. E inseriamo quindi le nostre attività all'interno di una pianificazione strategica, che è una pianificazione strategica istituzionale che fortunatamente ci aiuta in questo, nel senso che c'è una specifica missione di mandato della nostra rettrice, che è la missione numero 13, che contempla al suo interno proprio anche la digitalizzazione del patrimonio storico e speciale, e di conseguenza i documenti strategici poi sono elaborati tenendo conto di questo indirizzo. Naturalmente questa missione di mandato, diciamo, si inserisce poi all'interno di cornici strategiche più ampie, che sono poi in modo particolare, vabbè, a parte le tradizioni, ma anche la cornice dello sviluppo sostenibile. E questo anche è molto importante, sempre per una riflessione che poi ci può portare a quella anche progettazione dell'impatto di cui si parlava questa mattina, e di conseguenza anche all'elaborazione poi di metodologie per la valutazione di questo impatto, che sono un po' tutte da fare, da elaborare. E inoltre, all'interno sempre di questa pianificazione, questi indirizzi, diciamo, della pianificazione strategica del nostro Ateneo, è molto forte anche, anche qui vi ricollego quello che dicevano prima le colleghe, è molto forte anche la spinta verso lo sviluppo della cultura all'interno del territorio, quindi il legame fra l'Ateneo e il territorio. Storicamente è molto forte il legame tra l'Ateneo di Ferrara e il territorio nel quale è radicato profondamente. E quindi, diciamo, il progetto si articola nell'ambito di questa cornice strategica, appunto. Da un punto di vista organizzativo, il progetto è coordinato dalla responsabile della ripartizione biblioteche, Marina Contarini, e diciamo che un po' il galeotto, diciamo, del ciò che ha portato anche alla nascita, al concepimento, proprio l'idea di questo progetto, è stata la sinergia fra il sistema bibliotecario di Ateneo e la didattica e la ricerca in Ateneo, in particolare nella collaborazione molto stretta fra il sistema bibliotecario di Ateneo e un docente del nostro Dipartimento di Architettura, il professor Davide Turrini, che è un docente di design che si è occupato di curatela anche di esposizioni bibliografiche, e che quindi aiuta, diciamo, nell'organizzazione dei contenuti e in tutta quella che è proprio anche il lavoro di organizzazione e anche il lavoro grafico proprio di elaborazione. Una parola chiave sicuramente per definire questo progetto, sempre un po' per ricollegarmi a quello alla sollecitazione dalla quale sono partita, è appunto sinergia, quindi intraistituzionale, con questo docente, dicevo, con le strutture informatici anche dell'Ateneo, che comunque possono fornire consulenza, sinergia anche interistituzionale, quindi legami con altre istituzioni del territorio, sempre rispetto anche a quell'istanza strategica di cui parlavo prima, e anche sinergia con altre istituzioni che si trovano sulla stessa rete nella quale l'Ateneo poi si trova, quindi magari non del territorio, però di cui l'Ateneo fruisce proprio in quanto Ateneo, perché diciamo, fa parte comunque della rete dell'Accademia. Detto tutto ciò, lo strumento che è stato scelto per provare a mettere insieme questa biblioteca digitale, che è partita da digitalizzazioni, ecco, non sistematiche ma occasionali, chiamiamole così, sono state fatte digitalizzazioni nel 2016 per la prima volta di una serie di più di 1000, diciamo, documenti del Fondo Archivistico Carlo Savonuzzi, che è un fondo, è l'archivio libero professionale, diciamo, di un ingegnere architetto che ha operato a Ferrara nella prima metà del XX secolo e che è una personalità importante a Ferrara, perché poi ha contribuito molto alla
diciamo, alla veste urbanistica proprio di Ferrara, molto caratterizzante, diciamo, quindi anche il legame al territorio qui è molto forte, si sente molto, e quindi siamo partiti da queste digitalizzazioni che sono state fatte in partnership con una fondazione, in occasione dell'inventariazione del fondo, fatta sempre in partnership con una fondazione. Poi sono state fatte delle digitalizzazioni integrali di 3 volumi del fondo, del fondo speciale che si trova presso la Biblioteca di Lettere e Filosofia, 3 volumi illustrati, 1 volume di botanica e 2 volumi di anatomia umana. E, a partire proprio da questi, che fra l'altro sono stati effettuati in occasione della prima mostra di libri antichi dell'Università di Ferrara, la mostra Natura Naturata, che si è svolta appunto nel 2019, siamo sempre in epoca pre-pandemia. E, lì appunto in quel caso è stata concepita proprio l'idea di questa digital library. Dopo c'è stata la pandemia, diciamo che riflettendo sul ruolo che il periodo della pandemia può avere avuto nello sviluppo di questo progetto, ne parlavo proprio con Marina Contarini, con la coordinatrice del progetto, nella preparazione di questo breve intervento di oggi. Ecco, non ci sentiamo di dire che ci sia stato un ruolo particolarmente determinante, diciamo. Cioè l'idea era nata prima, è andata avanti in maniera piano piano, gradualmente, perché è stata fatta e viene fatta con le nostre forze, insomma. E dopodiché appunto è stato scelto lo strumento. Lo strumento è stato individuato in Omeka, di cui si parlava prima, perché è un software open source, perché dà la possibilità anche di tradurre sul piano tecnologico quelle sinergie di cui si parlava prima, e dà la possibilità di mettere in dialogo anche istituzioni e anche biblioteche digitali differenti, ci stiamo servendo, insomma, per quanto riguarda l'implementazione, anche di personale esterno, e questo è sicuramente è una delle criticità, ma di cui parlerò poi dopo. Proprio appunto in occasione della preparazione di questo piccolo intervento abbiamo pensato proprio di fermarci un attimo, noi siamo in piena lavorazione in questo momento, di fermarci un attimo per riflettere su quali sono i principali punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che questo progetto in questo momento dimostra, ecco, ci dimostra. E per fare questo abbiamo pensato di prendere in considerazione i principi, i modelli e le funzioni del nuovo manifesto per le biblioteche digitali, cercando un pochino di metterli a sistema. Allora, le weaknesses che sono venute fuori sono parecchie, ecco. Fra queste sicuramente una delle principali ricade sulle competenze. C'è un principio che ci ha particolarmente colpito in questo senso, che è il principio numero 17. Dice: nelle biblioteche digitali la tecnologia non sostituisce né riduce il lavoro umano. Allora, in realtà, più che una debolezza, nel nostro caso diventa anche una debolezza, poi dirò, però abbiamo voluto vederla più come un principio un po' a cavaliere, diciamo, fra le opportunità e le minacce per noi. Perché da un lato evidenzia come questa può essere veramente, nel nostro caso, noi siamo in questa fase di elaborazione del progetto, un modo per arricchire le competenze dei bibliotecari. E soprattutto arricchire le competenze dei bibliotecari per mettere insieme proprio, anche affinché siano proprio anche loro una sorta di collettore, come devo dire, di coordinatore, ecco, di altre competenze, che comunque sono competenze necessarie per portare avanti un progetto di questo tipo, specialmente se portato avanti in house, che sono sicuramente competenze informatiche, che come dicevo abbiamo dovuto prendere anche da fuori attraverso anche dei contratti esterni, abbiamo consulenze interne ma attraverso contatti esterni, e nel contempo però è anche una threat, questa, una minaccia per noi. Perché? Perché dobbiamo essere anche molto bravi in questa fase proprio di elaborazione, molto bravi a dimostrare alla nostra governance che comunque è vero che nelle biblioteche digitali la tecnologia non sostituisce né riduce il lavoro umano, di conseguenza vale la pena investire proprio sulle competenze dei bibliotecari in questo senso.
Poi ecco, sicuramente un'altra criticità importantissima che insomma riflettendo non può che emergere è quella dello spazio di archiviazione. Dicevo, in questo caso il nostro è un progetto in fieri, lo stiamo elaborando e quindi al momento ci appoggiamo su spazi di archiviazione interni, però ecco, sicuramente sappiamo che abbiamo insomma, fin dall'inizio sappiamo che ci dovremo rivolgere comunque verso l'esterno, ecco, per proseguire. Quindi a proposito appunto di sostenibilità poi anche del progetto, sicuramente questa è un'altra criticità importante. Non so se ho risposto un pochino anche. Sì, perché intanto dal progetto c'è poco da dire, e la cosa più bella è che hai parlato continuamente di esterna. Certo, l'esternalizzazione è questa, perché se come dice il manifesto è il nuovo manifesto, che nasce con molto rispetto al contesto delle biblioteche digitali, dice una cosa molto chiara, che non è che i robot, allora le amministrazioni si farebbero fuori tutti, perché c'è anche l'attenzione umana e così via. Quindi anche il fatto di dover ricorrere all'esternalizzazione non è un posto che si abbia a che fare con personalità, perché il lavoro ci deve essere. E se sanno fare bene il proprio lavoro. E questo progetto poi è una realtà, quella che hai descritto tu, dove tutti sono disposti a collaborare per l'eredità culturale, non è dell'università, della provincia, del paese, e di tutti. Insomma, che cosa c'è di meglio in questa linea che stiamo tentando di tracciare, dove il gruppo, la commissione, voglio dire, per le biblioteche dell'università, sostiene fortemente il fatto che sono ormai da tantissimo tempo e quindi la collaborazione con il territorio è la base. Adesso ho finito più o meno secondo il tempo che hanno calendarizzato, insomma, qualche sacrificio. Sì. Scusate, voglio solo aggiungere questo, no? Perché quando Anna parla mi viene subito alla lampadina, mi si accendono con gli occhi sulla valorizzazione delle collezioni speciali. E la tavola rotonda riguarda il digitale, ma la valorizzazione delle collezioni speciali comincia dal catalogo, comincia dalla vendita, per esempio dal legame, noi lo stiamo facendo con il possessore, per quanto riguarda la vendita, e poi anche ovviamente attraverso queste mostre fisiche, poi vabbè, ci sono anche le mostre virtuali, che però vanno legate poi a degli eventi specifici. Fare un esempio, noi abbiamo fatto quest'anno, siamo stati inseriti nel programma autunnale del FAI. Il programma autunnale del FAI ha portato nella mia struttura 1300 persone. E noi ci siamo sentiti in dovere di esporre alcuni dei libri antichi, abbiamo tantissimi, ovviamente abbiamo fatto una piccolissima selezione cercando di farla in modo ragionato. Giorni ci siamo andati da fare per esporre, e devo dire che le persone che sono entrate in questa biblioteca poi fisica moderna hanno scoperto che avevamo anche i picchi e sono rimaste colpite da questa cosa, no? Perché poi quando, quindi comunque ecco, il digitale è il momento di arrivo, è il momento di un percorso che comincia però dal catalogo, dal restauro, attraverso il restauro, attraverso la degli italiani del catalogo, eccetera, eccetera. Siete dei percorsi di scoperta, di scoperta altri. Sono paralleli, ovviamente, ma non si escludono. Quello che c'è sotto non lo esclude nessuno. È chiaro che col digitale poi si arriva a questa famosa tendenza all'unità del digitale, la risorsa digitale ormai qualunque origine abbia, che sia vaso, certo, libro, cioè, e quindi consente, cioè, quei famosi percorsi di ricerca, cioè, ma non apriamo nemmeno il discorso sul web semantico, sull'internet, cioè, a livello di ricerca c'è questo, poi una volta che hai trovato è bene che ci sia poi appunto l'essere umano ad accogliere. Dunque volevo io lanciare insieme alla coordinatrice
della Commissione Università e Ricerca, un dialogo finale, un colloquio. Il tempo è rimasto poco, perché è vero che siamo rimasti nel tempo calendarizzato, però erano previsti anche dei dibattiti, insomma, con il pubblico. Quindi Serena, se vogliamo ascoltare un po' tutti, sia gli invitati alle due tavole rotonde, sia il pubblico, possiamo ancora prenderci una mezz'oretta per discutere qualcosa? Se vediamo se volevi, ci sono anche sì. Volevi aiutarmi anche a concludere? No, no. Tutto, posso... Io se non ci sono interventi ti lascio il posto e andiamo alle conclusioni. Io non posso che essere molto contenta di questa giornata, di quello che degli spunti interessanti e dei motivi di riflessione che sono emersi dalle due tavole rotonde. Ho preso appunti su alcune parole chiave, le voglio soltanto nominare perché per me sono anche un promemoria, tra virgolette, di quello che mi porto a casa da questa giornata. Per me dalla prima tavola rotonda mi sono annotata queste parole chiave: ammirazione, entusiasmo, quasi fino alla sindrome di Stendhal, tra virgolette, quando ho visto le immagini delle biblioteche degli Atenei che sono intervenuti, e quindi anche invidia, nonostante i 900 anni di storia del nostro Ateneo, abbiamo tantissimo ancora da imparare dagli altri, e cioè da tutti, e credo che tutti hanno da imparare, ognuno ha da imparare da tutti gli altri, e quindi da questo punto di vista è stato uno scambio, è una messa in comune di riflessioni molto, molto belle. E abbiamo parlato di nuove sedi, di accorpamenti, di razionalizzazione degli spazi e delle collezioni. Abbiamo individuato delle tendenze comuni, l'apertura alla città, la riqualificazione urbana e partire dai bisogni degli utenti, quindi abbiamo di che riflettere. Anche nella seconda tavola rotonda abbiamo parlato dei bisogni degli utenti, abbiamo parlato di trovare soluzioni creative per nuove esigenze. Ci siamo fatti molte domande, abbiamo scoperto che molte sono in attesa di risposta, ma possiamo cercare assieme queste risposte. Abbiamo parlato di come rendere disponibili risorse elettroniche e le digitalizzazioni anche per i cittadini, e ancora di conservazione del digitale, di prospettive di collaborazione, di cooperazione e di sinergia anche interistituzionali, di necessità di apertura, ma proprio nel senso di openness, tra virgolette, degli algoritmi e dei contenuti digitali che ci vengono forniti dagli strumenti e dai soggetti commerciali. Quindi tantissimi spunti di riflessione, tantissime cose su cui possiamo continuare a lavorare. Per parte mia avevo intenzione di concludere riprendendo anche in qualche modo i temi della seconda tavola rotonda attraverso una seconda e ultima lettura che quindi vi propino. Si tratta di una pagina che leggerò da un romanzo poco conosciuto, credo. Si intitola Il manifesto dei cosmonisti. Alzi la mano chi lo conosce, dello scrittore norvegese Mikael Niemi, pubblicato in Italia nel 2007. È una specie di pastiche fantascientifico. I cosmonisti sono camionisti intergalattici. I terrestri sono solo una delle miriadi di creature intelligenti che popolano l'universo e si collocano anche piuttosto in basso nella scala dell'intelligenza, dato che il loro voto nel Parlamento cosmico vale 0,002 punti, come quello delle larve fistolari. Non vi dico cosa sono, però è intuitivo.
tenete conto che il voto dei popoli più evoluti può valere anche 18.000 o 20.000 punti di fronte ai nostri 0,002, che potrebbero arrivare a 0,003 se smettessimo di farci guerre inutili tra di noi, così ci hanno detto i popoli più evoluti. Quindi possiamo puntare allo 0,003. Allora, in uno dei capitoli ambientati in questo universo futuro, brulicante di vite aliene, si intitola Il Groviglio. Il Groviglio, dice Niemi, è in pratica l'internet dell'universo, in cui sono raccolte tutta la saggezza e tutta la follia dello spazio. Dopo aver illustrato una serie di vicende sulla nascita e lo sviluppo del Groviglio e come in esso fossero resi disponibili tutti i documenti dell'universo, motivo per cui la lettura dei libri raggiunse il suo massimo livello nella storia del mondo, Niemi ci informa che in compenso gli scrittori scomparvero. Come fu possibile ciò? Il primo terrestre ad accorgersene fu l'insegnante di norvegese Guttorm Loll, il quale, invaghitosi della nuova psicologa della scuola, Andrea, decise di scrivere per lei una poesia. Bloccato sul primo verso, cominciò a fare ricerche nel groviglio e scoprì che qualsiasi verso cercasse ne trovava una miriade di copie in tutti gli angoli possibili dello spazio. Per tutta la notte Guttorm ripeté l'esperimento, inventando e ricercando nel groviglio tutti i versi, anche più assurdi e insensati, che la sua mente partoriva. Ma per quanto fossero strani, originali e assurdi e insensati, i versi che scriveva erano sempre già presenti da qualche parte nel groviglio. Tutto l'esistente nell'universo era in realtà già stato scritto. Vi leggo la pagina. Per gli scrittori fu un colpo mortale. Quasi tutti smisero di scrivere non appena la tesi fu dimostrata. Non aveva più senso. Altri tennero duro per un po', ma si resero conto di non poter più pretendere i diritti d'autore. Là fuori, in qualche punto dell'infinito oceano nero in cui scintillavano le galassie, simili a particelle di plancton, i libri c'erano già tutti, fino all'ultimo. Era avvilente aver passato decine di anni a scrivere il proprio capolavoro per poi cliccare sul groviglio e scoprire che il romanzo era già stato pubblicato 4 milioni di anni prima nella galassia confinante. L'intera opera di Omero esisteva già, tra gli altri luoghi, su un pianeta di navigatori della galassia Nitin, con tutto quanto, dal cavallo di Troia ai ciclopi alle sirene. L'unica differenza era che il protagonista si chiamava Odinississia Vyassavo, però nella loro lingua si pronunciava Odisseo. Crisi totale, naturalmente, la disoccupazione nel settore editoriale salì alle stelle. D'un tratto una marea di eccentrici creativi si ritrovò a spasso, senza poter sfogare in alcun modo la propria energia. Si verificarono moltissimi spiacevoli divorzi. I bambini andavano a finire male. Depressioni, tossicodipendenza, alcolismo, insonnia. Sulla Terra, comunque, l'interesse per la lettura era ancora molto vivo. C'era anche una gran quantità di scrittori disoccupati. Così, invece di scrivere, si misero semplicemente a navigare. Cercavano dei brani che andavano loro a genio, frammenti testuali vicini e lontani, strofe, pagine, mezzi capitoli, con cui cominciavano a fare dei gran copia e incolla sullo schermo. Alla fine ottenevano uno strano puzzle testuale che pubblicavano sotto forma di romanzo con il proprio nome. Tutti sapevano comunque che era stato rubacchiato dalla prima all'ultima parola, ma bastava chiamarlo postmodernismo e all'improvviso andava benone. Molti autori divennero incredibilmente abili nello scovare soluzioni in rete e conseguirono una notevole visione d'insieme della produzione letteraria.
sapevano dove si trovavano i bocconi migliori, quali periodi epici valesse la pena di consultare e in quali ammassi galattici, quali server contenessero i migliori cataloghi, quali tra i motori di traduzione fossero i più aggiornati. Il postmodernismo funzionò solo per un certo lasso di tempo e poi si estinse, come sempre succede quando in sostanza non si fa altro che guardarsi l'ombelico. Non rimasero che ex scrittori, ora versatissimi nella letteratura. A questo punto erano convinti di essere arrivati al capolinea. Pensavano, mi toccherà lavorare alla cassa della Coop. Poi però si accorsero di essere molto richiesti. C'era bisogno di loro. Vennero presi. Gli si diede un aumento di stipendio, gli occhiali, i sandali ortopedici e uno status sociale altissimo. Gli scrittori subirono una trasfigurazione e dai loro orridi bozzoli marroni uscirono strisciando delle creature simili a dorate libellule. D'un tratto si ritrovarono a svolazzare nello strato più alto della società, onorati, ammirati, amati intensamente da tutti. Erano diventati niente meno che bibliotecari. Grazie.